Questo è un video che non avrei onestamente mai voluto girare, ma che alla fine, cedendo alle numerose richieste che ho ricevuto qua sul mio canale, ho deciso di fare, cioè come mi trucco al mattino in un tempo, diciamo, che è contenuto tra i 3 e i 5 minuti. Ciao a tutte, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e oggi sono qui per tutt'altro motivo, perché vi faccio vedere come con le mie scarse capacità e anche sempre con i limiti di tempo che o mi impongo io, perché proprio non ho voglia di star lì a fare trucchi molto complicati, con cui mi trucco al mattino in un tempo, diciamo, che di solito non supera i 5 minuti. Oggi sono qui con le cose che uso di solito. Scusate per la qualità del video fin da adesso, io di sicuro non sono una youtuber esperta di trucco, sono anche un po' imbranata e pasticciona, però oggi vi faccio vedere come di fatto mi trucco abitualmente e come di solito mi vedete anche nei miei video. Scusate per il pallore, ma questa è la me al naturale, insomma il mio colorito solito, per cui non sono affatto una moracciona mediterranea, ed è anche il motivo per cui ricorro spesso all'autoabbronzante, soprattutto durante la stagione invernale. Adesso non l'ho ancora fatto, ma intanto ecco, oggi vi faccio vedere come mi trucco giorno per giorno. Faccio partire anche il timer perché sono curiosa anch'io di vedere se in effetti sto dentro i 5 minuti. Via! Allora, il primo prodotto è il fondotinta che applico con un beauty blender, che è questa gocciolona qua di gomma piuma, ne ho sempre un paio, di solito le lavo, oggi mi sono dimenticata, scusate. Correttore, uso NARS, qui sotto poi trovate tutti i link, ne metto giusto un pochino così e spesso devo ammettere è una fase che salto. Oggi lo metto, lo applico con la puntina, con l'altro lato praticamente del beauty blender e lo vado a spargere così sotto l'occhio, sicuramente sbagliando e anche di grosso. Scusate, ma sto usando il mio cellulare come specchio, per cui quello che viene viene. Prossimo passaggio, la terra che io uso di Guerlain, il 02 della linea blonde, perché è il colore più adatto alla mia pelle. Fard che applico con il classico pennellone angolare di Kiko. E cerco di sfumare un po' verso l'alto, ma parto abbastanza sul davanti del viso, perché con la mia forma del viso sta meglio applicato così. Fard, adesso tocca alle labbra. Matita labbra. Rossetto. Tocco di lucida labbra appena appena sul davanti e poi faccio così. Adesso tocca gli occhi. Occhi, io ho un'unica palette che è questa Naked di Urban Decay, che è l'unica marca che io utilizzo. Un pennello con due punte. La punta grossa la vado a prendere praticamente questo colore qua, che è praticamente il colore della mia palpebra, e lo spargo così abbastanza su tutta la palpebra, salendo anche, andando anche un po' nell'angolino, anche se probabilmente evidenzia le rughette, ma mi serve poi per fissare l'eyeliner, perché io ho la palpebra liquida. Poi, puntina sottile, vado nel colore immediatamente a fianco, appena più scuro, vado a prenderlo e sottolineo un po' la rima.
non faccio quei pallini laterali che poi, diciamo, servono a chiudere l'occhio e poi sfumati in su, perché con la mia forma di occhio, che è già leggermente discendente, non funziona bene. Per cui sottolineo la rima senza però andarla a chiudere scendendo, ecco. Poi magari prendo questo colore qua, che è leggermente più chiaro e brillante, e vado giusto a sfumare un pochino al centro. Sottolineo magari anche un pochino qua sotto, di solito non viene mai bene perché ne metto troppo, e magari anche, se ne voglia, qua all'interno dell'occhio. Adesso eyeliner fase critica, perché non ho mai imparato in 53 anni a applicarlo correttamente, però vabbè, pazienza. Speriamo che non svadi troppo, perché ci sto mettendo davvero e voilà. E adesso mascara. Di solito faccio un occhio alla volta, ma oggi sto facendo dei pasticci perché sono distratta dal fatto che sto filmando, e lo metto anche un pochino meglio. Cerco di prendere il maggior numero di ciglia possibile, perché trovo che la nostra età sia molto molto importante valorizzare quelle che abbiamo. Ecco, questo è il mio trucco in 5 minuti, nel frattempo il mio timer si è spento. Sì, però sono stata nei 5 minuti, ecco, sono molto contenta perché ce l'ho fatta, e questo è il mio trucco, è più o meno come mi vedete di solito nei video. Sicuramente sono stata molto pasticciona, tra l'altro mi sono truccata nell'ingresso, logicamente di solito mi trucco nel mio bagno, ma c'era una luce troppo, diciamo, insufficiente per mostrarvi sia, diciamo, il mio pallore iniziale, sia poi i vari step del mio trucco. Comunque, ecco, con questo trucco, soprattutto se sto zitta e non parlo, a differenza di questo video, di solito ce la faccio a truccarmi in 4-5 minuti, a seconda della mattinata, della distrazione e anche della fretta che ho. Come vedete, non è affatto una routine né sofisticata né lunga, di sicuro non sono una di quelle bravissime make-up artist che si vedono anche qui su YouTube, che fanno quei tutorial anche molto lunghi e sofisticati, che praticamente dipingono sul loro volto naturale un secondo volto completamente diverso. Ecco, io non arriverò mai a questi gradi di sofisticatezza, ma devo dire che non sono neanche il tipo. Ecco, mi preoccuperebbe se qualcuno, vedendomi struccata, non potesse più riconoscermi rispetto a quando mi vede con su, appunto, il mio trucco, il mio make up da 5 minuti. Ho fatto questo video, come vi dicevo, perché vi voglio bene, perché mostrarmi senza trucco all'inizio è stato veramente un po' brutto. Sicuramente, ecco, avrete visto come sono pallida come un cencio e anche tutte le mie rughette e imperfezioni, ma d'altra parte io sono una donna di 53 anni, quasi 54 a giorni, e quindi, ecco, questo è, volevo mostrarvi che comunque, ecco, è possibile in pochissimi minuti, anche con un numero contenuto di prodotti che siano però quelli giusti per noi, comunque, ecco, valorizzarsi un minimo senza per questo dover ricorrere né a prodotti estremamente costosi, ne ha una routine lunghissima per la quale molti di noi magari manca il tempo, e nel mio caso anche la voglia, devo dirvi. Ecco, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi la vostra, qua sotto trovate linkate, se vi interessa l'uno o l'altro prodotto, le cose che ho utilizzato per usare questo trucco, che per me sono sempre un po' le stesse, perché io trovo che soprattutto alla nostra età sia importante, ecco, avere quei capisaldi, quei cavalli di battaglia, quei prodotti che realmente funzionano e che ci permettono di truccarci in pochi secondi e che fanno bene anche alla nostra pelle senza, ecco, creare alcun tipo di problemi, che siano magari intolleranze o allergie. Io per esempio ho gli occhi ultra delicati e devo davvero stare attenti a cosa uso, e le cose che ho usato adesso sono veramente tollerabilissime. Ecco, ditemi la vostra, ditemi come vi truccate voi al mattino, se siete piuttosto donne dalla routine elaborata e anche abbastanza lunga, oppure come me vi truccate nel giro di qualche minuto, e insomma ditemi quelli che sono i vostri prodotti preferiti e cosa pensate, ecco, di questo make up. Se questo video vi è piaciuto, vi invito senz'altro a mettermi un bel like, un bel pollicione,
e anche iscrivervi al mio canale e accendere la campanella per non perdervi neanche un video di quelli che farò in futuro. E con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!